Lo Stato ha provato più volte senza successo a coinvolgere i privati nella gestione del suo patrimonio immobiliare. Questa volta per immobili davvero speciali potrebbe andare tutto bene una volta tanto. Anche se il mitico guardiano non esiste più, i fari continuano a dare le loro preziose indicazioni luminose e in futuro potranno accogliere al loro interno turisti in vacanza. L'Agenzia del Demanio lancia il progetto di valorizzazione dei fari, per ora 11, 4 sono di proprietà della difesa, negli angoli più spettacolari delle nostre coste, Sicilia, Campania, Puglia, Toscana. Non saranno dismessi, lo Stato nel ruolo di venditore non ha avuto gran successo. Lo strumento è la concessione di lunga durata ai privati, un affitto per 50 anni che consentirà il recupero di strutture ormai abbandonate e insieme l'avvio di un'attività imprenditoriale. Tanti gli usi immaginati, non solo hotel di charme. Il progetto pilota di Capo Spartivento in Sardegna, vicino a Cagliari, è un esempio di successo e redditività. Anche strutture con un livello di accoglienza più spartano, centri per velisti, residenze religiose e spirituali. Ogni progetto potrà essere comunicato sul sito dell'Agenzia del Demanio entro i prossimi 2 mesi, prima del bando di gara in autunno. All'inizio del 2016 ci auguriamo di avere progetti per ciascun faro di proprietà dello Stato. Tra i fari più suggestivi, Punta Imperatore a Forio d'Ischia, il faro di San Domino alle isole Tremiti, quello di Maiori in costiera amalfitana. I due del Giglio, quello di Grosseto e di Capo Rizzuto, sono della Marina Militare. Noi abbiamo la possibilità di continuare a farli funzionare per la Marina, perché il segnalamento rimarrà, ma nello stesso tempo a renderli dei posti unici. Quindi non dismettiamo patrimonio, ma lo rendiamo utile. 2 milioni di euro il costo stimato per la ristrutturazione di ciascun faro, che lo Stato dovrebbe risparmiare oltre ad incassare l'affitto. Dopo questi, altri 40 fari potranno presto arrivare sul mercato. I tanti nuovi contenuti, insomma, le tante